Ciao a tutte e a tutti, bentornati e benvenuti in un nuovo video. Questo sarà il video tanto, ma tanto atteso del mio room tour. Come sapete, se mi seguite da un po', ho rifatto la camera da poco. Prima era totalmente diversa, andatevi a riguardare i vecchi video se siete curiosi. E adesso finalmente l'ho fatta totalmente nel mio stile, più da adulti rispetto a quella di prima. Mi sono impegnata abbastanza, quindi spero apprezziate. Guardate tutto il video, mi raccomando, perché sicuramente potrete prendere anche un po' di spunto da qualcosa se vi va. Vi mando un bacione e ci vediamo alla fine del video. Allora, questa è la prospettiva della camera. Lì c'è un ognomettino. Quindi è come si presenta dalla porta, perché qui c'è il mio corridoio, qui c'è la camera di mia sorella e qui c'è la mia col mio ognometto che ci manda i bacini. Sulla porta abbiamo questo che è un poster di tutte le foto dell'anno scorso praticamente, che mi aveva fatto Cheers. Qui c'ho questo disegno che ho fatto tipo in prima media, quindi un sacco di anni fa, con scritto bussare grazie, nessuno lo fa mai e io non chiudo mai la porta, quindi sta bene qua. Poi giriamoci sulla sinistra, appena entrati c'è il termosifone. La parete, questa qua, è grigio scuro, come anche l'altra perché sono fatte a specchio. Questa qui è grigia chiara e anche questa. Il nome delle vernici che ho utilizzato per le pareti, perché poi ve la farò vedere meglio, sono quelle tipo glitterate. E i mobili di IKEA ve li scrivo tutti, tutti, tutti qua sotto, così poi non me li richiedete nei commenti, faccio prima. Poi su questa parete ho messo tre mensole d'IKEA, il nome appunto ve lo scrivo sotto, perché io faccio la collezione dei Funko Pop. Se non sapete cosa sono, vi rimando al video che ho girato. Poi dovrò anche girarvi l'update perché so che a moltissimi piacciono. Qui sotto ci sono tutti quelli di Harry Potter. Misty, Misty. Poi qua sopra c'è il condizionatore. Nient'altro su questa parete. Di qua abbiamo altre 5 mensole con appunto altri Funko. E qui abbiamo due mobiletti. Adesso vi dico cosa sono. Qui c'è la sedia con i miei panni sporchi, insomma, cose che ho già messo. Questo mobile qui, sempre appunto d'IKEA, dove tengo tutte le scarpe, e le avete già viste, sono un po' incasinate, perché non riesco a tenerle in una scarpiera normale, quindi ho trovato questa soluzione. So che a molti può sembrare strano. Lì c'è una acchiappasogni con una bustina di Tiffany così a caso. E qui sopra, allora, ho questa carta che avevo comprato a Londra, quindi non so dirvi, però tipo anche dai cinesi si trovano, ed è giusto così per coprirlo. Salviettine multiuso, ok. Poi qui abbiamo due prodottini che poi farò vedere presto su Instagram, quindi li ho messi qui perché sono anche carini. Una cornice che devo ancora appendere, questa qui glitterosa l'ho presa da Leroy Merlin, il cappellino del pacchetto di MAC. Poi qui c'è una piantina sempre di IKEA. Un altro Funko, però questa è la versione grande, la box, quindi non c'entrava di Daenerys e Drogon, troppo troppo bella. E qui, sempre da Brava Nerd, tutti i libri di Harry Potter in ordine cronologico, e lì dietro ci sono un'acqua profumata e una crema di Victoria's Secret. Poi qui altro mobilettino, sempre IKEA, sempre stesso modello di questa qui. Questa si apre anche, però adesso non ve la faccio vedere, sennò mi cascano tutte le palline, che io praticamente colleziono ogni volta che vado a fare un viaggio. La maggior parte delle volte, come potete notare, mi sono dimenticata. Comunque, la mia preferita è questa di Cracovia, ma guardate quanto è bella. Lì dietro c'è il cofanetto di L'Oreal e Balmain, quanto è figo, quindi devo tenerlo. Lì dietro il calendario dell'avvento di NYX che dovrò aprire poi a Natale. E in questa cassettiera tengo un po' di cose miste, tipo qui, alcuni fogli, insomma, cosette. Questo è vuoto, ci sono tipo dei contenitori. Poi qui ci sono mutande, calzini. Questo, vabbè, ve lo posso vedere anche se è un po' incasinato. Qui sotto abbiamo i cappelli, tutti quanti, e lì dietro le sciarpe. E qui sotto nell'ultimo cassetto ci stanno un po' di cose miste e il mio scaldino. Poi qui di solito tengo anche la Reflex che adesso sto utilizzando. Poi qui abbiamo il mio armadio, anche questo. Ne ho già parlato, vi ho fatto un video a parte, quindi vi rimando al video. Comunque, sempre IKEA, di quelli componibili. Poi ci spostiamo di qua e c'è il mio comodino, che tipo è una delle cose che adoro di più perché è molto shabby chic. Lì vediamo Olaf sulla scatola di NYX, è stata una delle prime cose che mi sono arrivate da NYX, quindi per ora sarà lì. Qui sopra solitamente tengo questo, che è un portacandele con appunto dentro la candela che utilizzo al momento. Questa è una bajour, sempre di IKEA. Mi piaceva un sacco perché questa, vedete, pendolina che l'accende e la spegne, è molto molto chic. Telecomando, anche se di solito è dentro al cassettino, che ecco, vi apro, vi faccio vedere. C'è la crema idratante, elastici e burro cacao. E poi qui sotto ci sono un po' dei miei peluche preferiti. Il top è Paperina con scritto Basic Beach, anche lei contagiata. E qui sotto ci sono delle ciabattine di Quanticlo, troppo troppo carine. Poi alziamoci, qui ci sono tre quadrettini, anche questi me li aveva fatti stampare Cheers, ve ne ho già parlato.
parlato, sono bellissimi. Le stampe all'interno me l'hanno sempre trovate loro, quindi non saprei come potete ritrovarle. Come potete notare sono a tema beauty naturalmente, quindi abbiamo una boccetta di profumo Chanel molto stilizzata, mi piace tantissimo. Una frase: beauty begins the moment you decide to be yourself, di Coco Chanel, quindi riprende anche quello. E poi quella lì che è top top top, perché dà anche un po' di colore. Come avete potuto notare, insomma, la mia camera ha tre colori principali: bianco, nero e grigio, quindi quello mi serve un po' così. Poi il letto, questa è l'unica cosa che non è di Ikea, perché l'abbiamo preso da Mondo Convenienza. Il modello dovrebbe essere Town ed è ad una piazza e mezza. Per quanto riguarda i cuscini invece, li ho presi quei due argentati tantissimo tempo fa su Wish, e questo nero da Primark. Anche questa copertina di finto pelo è di Ikea, idem il copriletto. Il cane invece non è di Ikea. La borsa anche, non c'entra nulla. Poi da questo lato del letto abbiamo un giochino di Gwenda. Lo specchio che adoro, davvero ci sta divinamente qui. E qui abbiamo le due cassettiere Alex di Ikea. Queste sono le uniche che mi ricordo. E anche per questa parte poi vi farò meglio una postazione make up. Anzi, mettete un bel pollice in su se vi piace questa idea e vorreste vedere cosa contengono, come ho organizzato le cassettiere, perché adesso poi qua sopra vi do una rapida occhiata. Lì tra l'altro abbiamo la targhetta che finalmente ho avuto l'occasione di appendere di YouTube per i 100.000 iscritti, anche se ormai siamo per i 200. Quadretto, quello lì l'ho preso da Maison du Monde. Qui altra mensolina sempre di Ikea, che è uguale all'altra ma versione più piccola, quindi più o meno qui sopra organizzato così. Lì sopra appunto ci ho messo tutti i pennelli. Queste qui cassettierine, fatte vedete in questo modo, sono di Primark. Anche questo qui è di Primark e anche la scritta. Questo qui invece è un portacotonfioc, guardate che carino, l'ho preso da AliExpress. E qui infatti ci sono i cotonfioc. Queste sono tutte stampe che mi avevo fatto sempre in NYX. La ciotolina l'ho presa da Tiger. E poi appunto questo ve li farò vedere più avanti. Spostandoci di qua invece ho la parete praticamente quasi tutta occupata dalle finestre, perché io ho il balcone, come potete notare, poi si affaccia sul mio meraviglioso giardino. Oggi c'è un sacco di sole. Le tende sono grigio scuro all'interno e grigio chiaro all'esterno, quindi sono molto in tema, sempre presa da Ikea. Qui dietro ho appeso questo, che in realtà dovrei rivernire questi pirulini perché sono dorati, non c'entrano molto, però comunque sia, ci ho appeso diciamo la maggior parte delle mie collane, perché poi non ne ho tantissime. Se avete visto il video dell'armadio saprete dove sono il resto dei gioielli, perché non è che ho queste grandi cose. Mentre di qua, adesso vi prenderete per matta, ma sapete il mio amore folle per il sushi, quindi ho dovuto appendere assolutamente questo quadretto che ho preso sempre da Leroy Merlin. Cioè, ditemi se non è la cosa più bella del mondo. Comunque ecco, qua si vede bene il muro glitterato. Qui sotto ho queste due scatoline, queste due buste, dove ho tutti i premi per il giveaway, quindi non sbirciate troppo. Poi qui c'era appunto la porta, se vi ricordate. E qui c'è diciamo una sorta di angolino dove ho la televisione. I fili sono un po' antiestetici, ma non sappiamo proprio come coprirli. Lì c'è un alberello di Natale sempre preso da Ikea. Non c'entra molto adesso, però dovevo decorarlo, dovevo iniziare a decorare, mettere qualcosa, quindi l'ho comprato e intanto sta lì. L'acqua con il mio abbeveratoio, diciamo così, perché sono tipo acqua addicted, meno male, e quindi lo tengo sempre vicino al computer. Lì c'è lo specchio sempre di Ikea, con dei trucchi che utilizzo praticamente giornalmente. Quando devo uscire, devo fare qualcosa di corsa, ho appunto tutto quello che mi serve qui. Qui c'è sempre questo contenitore di Ikea che è troppo carino, l'ho preso nel reparto vasetti in realtà, con tutte le matite, penne e pennarelli. E poi il pezzo forte, che in realtà mancano ancora due lucette qui e due lì sotto, e qui ci sono io. Queste sono due luci di Ikea sempre, che mi ha montato l'elettricista, perché altrimenti era un po' un casino. Anche lo specchio è di Ikea, però è tutto separato. Ci sono queste due placche di luci, le lucette e lo specchio. Adesso ve lo accendo. Guardate quanto è figo, cioè è una roba meravigliosa. Questa cosa l'ho sempre voluta ed è una appunto dei pezzi forti. Io lo utilizzo sia per truccarmi sia per girare i video, perché vi giro brevemente, vedete quanta luce fa. E poi appunto qua dietro abbiamo i tastini dove
tac, lo spengo. E qui c'è il mio computer, che avete già visto più volte, l'agendina dove segno tutte le cosette per YouTube, la scrivania sempre di IKEA componibile, vabbè, il secchio fantastico, lì c'è un pacchetto, la mia sedia. Qui dentro a questi cassettini ci stanno un po' di cose miste, qui tutte cose molto molto varie. Poi qui è un po' più organizzato, con tutte le cose tecnologiche, caricabatterie, power bank, adattatori, eccetera. In questo ci sono tutte le candele, in quest'altro ci sono un po' di cose, vedete, organizzate. Questi divisori li ho presi su AliExpress. Qui ci sono le agendine nuove, un po' di foto Polaroid, le lucette, insomma molte cose varie. E qui nell'ultimo ci sono tutte le cose per quanto riguarda la reflex, quindi anche gli obiettivi, lucette. E qui ci sta il mio Kindle e la macchinetta dei vlog. Ultima cosa, dietro la porta abbiamo questo, che è appunto per tenere le borsette che utilizzo di più, perché poi le altre borse nell'armadio. Quindi vi rifaccio una breve panoramica della camera, così vi faccio vedere l'ultimo pezzo forte, che è taratatan, il lampadario. Non so bene come girarmi per farvelo capire, perché è troppo bello. Fa una scena fantastica e dal vivo si vedono tutti multicolori. Ecco, forse se mi muovo così un po' si vede. Questo qui l'ho preso sempre da Mondo Convenienza, vi scriverò il nome. Anche questo ho messo dall'elettricista perché ha una sorta di plat, vedete lì, con tutti i led, e poi questa cascata di gemme che non sono né Swarovski né nulla, insomma fa una figura pazzesca e ci sta benissimo. Adesso riesco dalla porta e vi faccio vedere. Guardate qua, che poi non è neanche così lungo come lampadario, però è stupendo, fa una luce pazzesca. Quindi questa è la camera, io spero tanto vi piaccia, che possiate prendere magari, non lo so, qualche spunto. Fatemi sapere naturalmente tutto quanto qui sotto nei commenti. Vi mando un grosso bacio e ci vediamo al prossimo video. Ciao!